Un affare di cuore, un'Italia che non ti aspetti. Sì, perché a sposarsi da noi non vengono solo le celebrità, ma anche molte persone comuni, russi, inglesi e soprattutto americani, che scelgono il bel paese come scenario privilegiato del loro matrimonio. È Destination Wedding, l'Umbria ci mette il cuore, un educational tour per far conoscere le eccellenze dell'Umbria agli stranieri che scelgono questa regione e l'Italia per il loro matrimonio. Questa mattina è stata presentata a Palazzo Donini, a Perugia. Noi abbiamo intervistato la responsabile della comunicazione esterna. Dottoressa, qual è il target dei vostri paesi? Il target dei paesi sicuramente sono gli americani, i canadesi e gli inglesi, perché sono queste le coppie che scelgono l'Italia per il giorno del proprio sì, e nell'ultimo periodo abbiamo un trend anche di sposi russi ed è proprio questo il mercato a cui noi ci rivolgiamo in questo momento, perché anche il mercato economicamente è più solido in questo momento in Europa. Studi di settore ci dicono che è in crescita il numero dei cittadini stranieri che sceglie l'Umbria per celebrare il proprio matrimonio. La wedding planner Maria Rosa Borsetti e il suo staff, composto da professionisti del wedding tourism e dell'event management, in collaborazione con Italy Lux Group, società di intermediazione internazionale e ambasciatrice in Russia per il turismo in Italia, hanno pensato di far vivere l'esperienza Umbria attraverso un educational tour che coinvolge non solo i grandi brand, ma anche moltissime altre realtà umbre per valorizzare tutto il territorio e le aziende che vi risiedono. Ecco, come vi è venuta un'idea del genere? L'idea è partita già dall'anno scorso, quando abbiamo visto un incremento di matrimoni, sebbene fosse lieve, rispetto alle percentuali statistiche italiane che davano i matrimoni proprio come nell'ultimo decennio, come in decrescita. Invece negli ultimi 2 anni sembra ci sia questo lieve trend di miglioramento e che comunque ancora ci si sposi, perché ancora il matrimonio rimane un'istituzione in Italia e le persone non rinunciano a festeggiare il giorno del proprio sì e con tutto ciò che occorre per far sì che sia un giorno indimenticabile. Ricordiamo che in Italia il giro d'affari che riguarda il giorno del matrimonio, in un anno parliamo per l'Italia di 7 miliardi di euro, cifra veramente importante, perché chiaramente accomuna tutte le spese che si sostengono per i matrimoni, a partire dal banchetto di nozze, al viaggio di nozze, all'abito per la sposa, agli sposi, alle damigelle, ai fotografi e alle ville che vengono prese per il giorno del proprio sì. L'obiettivo è quello di condurre buyer russi, operatori specializzati in wedding e in turismo enogastronomico e culturale, alla scoperta di quanto di meglio l'Umbria può offrire. Per dare una spinta all'occupazione e rilanciare una regione che è stata messa in ginocchio dal sisma e per esaltare il Made in Italy.